My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici, io l'altra volta sono andata a casa col mal di testa, però ho studiato, avete studiato? Io sono qui di nuovo con Igor, che adesso mi interroga, non è vero? Com'è? Ciao Igor! Sì che ti incarico. Aiuto! No, comincia a parlare tu! Allora, cosa mi racconti oggi? Il tuo modo di ballare, quello che portavi avanti tu, che era quello poi tipico della cultura, aveva un nome particolare? Allora, non c'è mai stata l'esigenza di definirlo con un nome particolare, perché era country. Si viveva il country e tutto quello che ne conseguiva. Nel tempo, dato che anche la parte un po' più moderna si chiamava country ma era diversa, si è cercato di definirli in maniera diversa. Perciò dare un nome per identificare il tipo di country, stile. Di stile. Come magari erano già organizzate dall'altra parte, perché c'era il cuban, era uno stile, il funk era uno stile e via dicendo. E si trattava sempre di country, dell'altro lato chiamarlo solo ed esclusivamente country poteva creare un po' di confusione. E l'idea era comunque di lasciar stare, di continuare a chiamarlo country e lasciare quella che poteva essere la confusione. Ma per riuscire poi a imporsi e non andare a morire, diciamo così, si è cercato anche altri nomi. E ne sono venuti fuori di tutti nel tempo. Ah, quindi è stata una ricerca! Sì, è stata un po' una ricerca. In primis era il country tradizionale e il country moderno. Questo è venuto fuori nel 2000, qui in Italia. Perché sono arrivate le prime rain dance su musiche più... diciamo con una melodia più europea, sempre country, ma trasformate per essere un po' più assorbite dall'orecchio europeo. Perciò quello che già io facevo veniva chiamato country tradizionale e l'altro era un country moderno. Queste erano le prime due identificazioni. Però poi è andato a morire, non è mai stata regolamentata questa cosa, non c'è mai stato nessuno che dava una certa regola a quello che facevamo, che facevo io in particolare con quelli che facevano la stessa cosa. Nel 2007 c'è stata la prima grande svolta, quando mi ha contattato una signora che voleva per conto della federazione iniziare a riconoscere anche quello che era il country qui in Italia. Quindi si parla di federazione in Italia di ballo generale, sì, o di una federazione specifica per il country? Di riconoscere il country all'interno della FIZ, che è la federazione che riconosce tutti i balli. Perfetto, grazie, vai. Ok, questo è stato nel 2007. Essendo da tanto tempo, gli è arrivato il mio nome a questa persona, insieme alle ragazze di Verona, all'epoca era il club del Coyote, odierne All for One, e iniziamo a mettere giù quello che poteva essere un progetto per poter riconoscere il country nella federazione, tra cui l'idea era di includere anche il country moderno, ed è stata chiamata perciò anche una persona che poteva essere la rappresentante di quell'altro stile. L'idea era quella di mettersi d'accordo e andare avanti in comune accordo, collaborando, facendo uno una cosa, uno un'altra, e dargli una identificazione. Allora lì sono nati i primi due nomi, ed erano Old Style e New Style. Old Style era quello appunto tradizionale, il New Style era il moderno. Solo che il regolamento del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, non riconosceva l'old style, aveva un regolamento che aveva portato avanti l'UCWDC, riconosciuto poi dall'NTA, che era la National Teacher Association, perciò anche la federazione italiana dava molto più credito a quello che era il new style. Noi eravamo sempre quelli che non avevano nessuna regolamentazione, mai niente di scritto
o tutto quello che poteva essere. Il che abbiamo cercato di fare questa cosa per la federazione, perciò di mettere giù un progetto che riconoscesse anche quello che facevamo noi. Per riuscire a fare questo, io ed altri abbiamo ricercato tutte le informazioni possibili e immaginabili riguardo al ballo, come è nato, cresciuto nella costa sud-ovest, ma le informazioni erano comunque pochissime. Abbiamo preso molte informazioni, alcune informazioni dall'università di Miami, il reparto folcloristico, e anche l'università del Texas. Altre informazioni le abbiamo recuperate con i libri, le autobiografie che lo scrittore, seguendo il pistolero o il cowboy della quale stavano scrivendo la storia, appunto ritraeva quella giornata dove c'era il ballo e spiegava com'era. Ma tu pensa, ma che ricerca, ma è durata anni! Sì, tantissimo. Sì. Ok. E questo è stato fatto per un altro motivo. Quando ci siamo ritrovati a dover spiegare le differenze tra i vari stili, mentre dall'altra parte erano molto organizzati, diciamo, il Cuban si fa così, 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 bisogna muoversi così, il bacino si muove così. Avevano già tutto. Il funky si fa così, 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 così. Noi. E noi non muoviamo le mani. Noi, dalla parte nostra, non avevamo quella base culturale e tecnica per poter spiegare come veniva fatto lo stile. Sapevamo come non doveva andare fatto, ma non era la spiegazione che serviva a una federazione o delle persone comunque competenti. Allora lì abbiamo anche iniziato a cercare tutte le informazioni che potevano dare delle fondamenta e della credibilità a una tecnica che ricordasse quell'evoluzione. E lì siamo diventati matti. Siamo andati anche all'Università di Vienna, che attraverso una cantante che si era laureata a Vienna come canto, che trattavano anche di tutta la parte di movimento del corpo collegata alla cultura di ogni paese, dove spiegavano perché i latinoamericani si muovono così, in base al lavoro che fanno, perché i russi ballano in quella maniera, perché gli irlandesi ballano in quella maniera, ed era tutto collegato alla muscolatura che si evolveva in base ai lavori di ogni zona. Perciò ogni zona aveva un movimento che prediligeva quel lavoro. Una parte del corpo. Esatto. E c'era la differenza in ogni cultura tra la zona di lavoro fisico e la zona quella più aristocratica. I balli erano completamente diversi, muscolature diverse ed evoluzioni diverse. E lì siamo risaliti ad avere, capire qual è la muscolatura e il movimento che si adattava di più alla cultura country. Ma tu pensa! Igor, anche oggi, altro che mal di testa, vado a casa. Ragazzi, studiate voi che studio anch'io. Grazie, alla prossima, ciao! My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems.